Oggi è il 5 febbraio, una data particolare per Citroën perché 136 anni fa nasceva il suo fondatore, André Citroën, e 5 anni fa veniva lanciato il marchio DS. Oggi, 5 febbraio, qui a Parigi viene presentata un'auto che rappresenta una rivoluzione per la marca del Double Chevron. Adesso parleremo con Marco Freschi che ci illustrerà delle caratteristiche. Eccoci con Marco Freschi di Citroën Italia per scoprire insieme questa nuova Citroën C4 Cactus. Quali sono le caratteristiche principali? Già solo a vederla il design è rivoluzionario. Sì, era C4 Cactus è la risposta a un mondo che cambia, a dei clienti che attendono cose nuove dal mondo dell'auto, e C4 Cactus ha proprio questo, rispondere a quei clienti che vogliono più design dalla vettura, più comfort, più tecnologia, ma una tecnologia utile per chi guida e per chi sta a bordo, il tutto con costi di utilizzo ridotti rispetto alla concorrenza. Queste sono le cose fondamentali, dare ai clienti ciò di più di ciò che veramente vogliono. E dall'analisi che abbiamo fatto, questi sono gli elementi fondamentali. Come l'abbiamo fatto? Diversi modi. Il design parla da solo. C'è un'innovazione mondiale che viene introdotta per la prima volta su questa Citroën C4 Cactus. Sono gli air bump, queste protezioni laterali in cui sono state inserite delle capsule ad aria compressa che hanno proprio il ruolo di attutire i piccoli urti cittadini e danno anche graficamente una nuova visione della silhouette laterale. Ma in più il design esterno si coniuga benissimo con quello interno, molto minimale, molto pulito, dove c'è un grande spazio, una grande abitabilità. Anche qui abbiamo un'esclusiva mondiale, abbiamo tolto l'airbag passeggero frontalmente e l'abbiamo posto sul tetto, una nuova architettura automobilistica che garantisce quindi più spazio a bordo, più spazio per le ginocchia del passeggero anteriore e uno spazio liberato anche per eventualmente uno spazio porta oggetti più facilmente accessibile di grandi dimensioni. Il comfort è garantito da questi sedili stile sofà, quindi sedili anteriori uniti, del grande spessore, grande comfort, grande come dire, piacevolezza di restare a bordo e fare un viaggio o utilizzarlo anche in città. Tutti i comandi sono raggruppati in uno schermo da 7 pollici, completamente digitale, touch, così come utilizziamo ormai i nostri smartphone che sono tutti touch, anche in questo caso tutti i comandi sono riuniti in un solo luogo e sono completamente touch. La vettura, abbiamo detto, è connessa, la vettura ha grandi doti di comfort ma anche di agilità e di tenuta di strada grazie a un peso ridotto di 200 kg rispetto a una berlina tradizionale, un valore enorme che garantisce non solo agilità ma anche consumi ridotti, perché una vettura che pesa meno consuma meno, e questo grazie anche a motori benzina e diesel di ultima generazione, già Euro 6, quindi già in regola con la normativa Euro 6 che arriverà a settembre 2014. Ed eccoci ora all'interno di questa nuova Citroën C4 Cactus. Come potete vedere, la plancia presenta soluzioni tecnologiche innovative e ci sono anche delle anteprime mondiali, come il box davanti al passeggero che permette anche di avere un airbag posizionato in maniera totalmente differente rispetto a tutte le altre vetture. L'auto per ora non sappiamo ancora quanto costerà, ma sappiamo che arriverà a luglio in Italia.